Buongiorno, benvenuti alla biblioteca dell'Archiginnasio. Come sapete siamo chiusi, purtroppo non potete venire in biblioteca, non potete vedere la mostra che abbiamo ancora allestito qui in biblioteca. E oggi proveremo a fare una visita guidata, noi saremo qui a spiegarvi un po' la mostra e voi lì a casa a osservarla. Questa mostra, Pane e Salame, ci è stata proposta, ideata da Alessandro Moreno Pradelli, che è uno dei più importanti studiosi di enogastronomia italiana. Ha curato quasi un centinaio di libri sulla storia della cucina, della tradizione della tavola e del vino in Italia. E quando ci ha proposto questa mostra, realizzata tutta con documenti conservati qui in Archiginnasio, siamo stati molto contenti di ospitarlo. Questa mostra sarà la prima di un ciclo di mostre dedicate appunto alla storia della cucina e della tavola a Bologna, che come ben sapete sono uno dei punti più importanti della nostra storia, della nostra cultura. Questa prima mostra, una sorta di antipasto a tutte le mostre che si creano, è dedicata a due elementi fondamentali della nostra tradizione culinaria: il pane e il salame. Pane come elemento principale dell'alimentazione, soprattutto nei tempi passati. Il salame inteso come salame, come salumi, come tutti i prodotti che vengono realizzati dalla lavorazione del maiale, che come ci ha spiegato bene Alessandro Moreno Pradelli, il curatore, il miglior amico dell'uomo non è il cane, bensì il maiale. Apriamo la mostra con alcune bellissime incisioni di Annibale Carracci. Annibale Carracci, uno dei più importanti artisti italiani del Cinquecento, il quale realizzò alcuni bellissimi disegni raffiguranti gli antichi mestieri presenti nella città di Bologna. Quelle che vedete sono le incisioni realizzate appunto dai disegni di Carracci dal francese Simon Guillem. Queste sono tratte dall'edizione romana del 1740. Comunque illustrano bene alcuni dei mestieri del tempo. Abbiamo scelto in questa bacheca delle decine e decine di incisioni facenti parte della raccolta, quelle che riguardavano più da vicino la fabbricazione del pane e dei prodotti della lavorazione del maiale, in particolar modo il burattatore di farina o il conciagrano, che vedete giravano con questi grandissimi setacci con il quale setacciavano appunto il grano e la farina per realizzare vari tipi di farina più o meno pura. C'è anche questo garzone di fornaio che gira per la città con questo vassoio con sopra le pagnotte. Queste raffigurazioni degli antichi mestieri di Bologna realizzate da Annibale Carracci furono riprese quasi un secolo dopo da Giuseppe Maria Vitelli, uno dei più importanti artisti bolognesi del 600 e dei primi del 700, realizzatore di centinaia e centinaia di incisioni, soprattutto di ambito popolare e popolaresco. Vitelli riprende, mai imitando troppo da vicino perché le rifà molto spesso anche radicalmente, le incisioni appunto del Carracci le rilavora a modo suo. Vedete anche qui il conciagrano, così come c'era nella serie del Carracci, ma anche questo bellissimo facchino dei Beccari che porta in spalla questa carcassa di maiale. Quest'ultima che vedete è un'incisione sempre delle Mitelli, non tratta dalla serie dei Mestieri ma da un'altra serie di incisioni. Come dicevamo prima, Mitelli realizzò centinaia e centinaia di incisioni, soprattutto di ambito popolare, perché la sua bottega, la bottega in cui lavorava Mitelli, si trovava proprio lungo la via Pescherie Vecchie, o almeno all'inizio, proprio all'imbocco della strada, dal voltone che si apre sul portico del Pavaglione in Piazza Maggiore. Quindi da questa posizione privilegiata Mitelli poteva osservare tutto il popolo bolognese sotto le sue finestre e riprenderlo in tutti gli atteggiamenti tipici della sua quotidianità, dello svolgimento dei suoi mestieri. Fu un artista quindi che mise il popolo al centro della sua produzione artistica. Questa bacheca è dedicata a un momento fondamentale della storia di Bologna, oggi ormai scomparso, che per secoli ha caratterizzato la storia e la tradizione della nostra città, ovvero la festa della porchetta. Festa della porchetta le cui origini affondano nel Medioevo. Non sappiamo precisamente da quale anno si cominciò a festeggiare questa festa, che in realtà coincideva con il 24 d'agosto, festa di San Bartolomeo.
In realtà la festa della porchetta era l'atto finale di questa festa, che cominciava 10 giorni prima, il giorno dell'Assunta, il 15 d'agosto, quando la Piazza Maggiore veniva trasformata da enormi scenografie fatte di legno, di cartone, di cartapesta, e nella piazza principale della nostra città si svolgevano tornei, feste, balli, gare, corse a cavallo. Il tutto si concludeva appunto il 24 di agosto con il lancio dalla balconata del Palazzo Comunale di una intera porchetta arrostita. Prima della porchetta venivano lanciati denari, venivano lanciati volatili, venivano lanciate altri beni di cui il popolo festante nella piazza poteva cibarsi. Il tutto si concludeva appunto con il lancio di una porchetta intera, che veniva completamente fatta a brandelli, sbranata e divorata in tempo reale dal popolo festante. La festa era talmente importante che fu anche al centro di numerose elaborazioni letterarie. Famose sono per esempio appunto, qui vedete due opuscoletti di Giulio Cesare Croce. In questo si vede anche la porchetta che viene gettata giù dalla balconata. E la festa terminò nel 1796, anzi terminò prima, perché nel 1796 non fu festeggiata la festa della porchetta, perché nel giugno giunsero i francesi a Bologna, guidati da Napoleone, che posero fine a tutte o a buona parte delle tradizioni secolari della città di Bologna. In questa partita potete vedere un bellissimo gioco, anche questo realizzato da Giuseppe Maria Mitelli. Mitelli realizzò tantissimi giochi ispirati appunto alla vita di Bologna nel suo tempo. Questo che vedete è un bellissimo gioco delle osterie di Bologna, un gioco all'interno del quale sono raffigurate le insegne di tutte le osterie presenti allora in città. E per ogni osteria è messo il nome, la sua collocazione all'interno della via cittadina e quella che era la specialità culinaria che si poteva gustare in quell'osteria. Una cosa particolare da rilevare è, come qui potete vedere, che c'era già indicata l'osteria del Sole. Di tutte le osterie presenti in questo gioco, come ben sapete, è l'ultima, l'unica rimasta ancora attiva in città, la più antica nostra città, già attiva dal 400. Qui abbiamo ancora altre incisioni sempre di Mitelli, queste sue raffigurazioni molto vivaci, molto popolaresche della vita del tempo. Qui c'è anche questa è tratta dalla serie dei proverbi, la raffigurazione del goloso che abbiamo scelto anche come immagine della nostra mostra. In questa bacheca raccontiamo una storia molto importante e anche molto particolare della storia dell'arte a Bologna. Siamo nel 1736, Lelio Dalla Volpe, allora uno dei più importanti, se non il più importante tipografo cittadino, dà alle stampe la prima edizione illustrata del Bertoldino Cacaseno, il celebre poema iniziato da Giulio Cesare Croce. Viene incaricato di realizzare le incisioni Giuseppe Maria Crespi, allora affermato artista. E Crespi realizza una serie di bellissime incisioni, delle quali qui in biblioteca conserviamo un esemplare. Qui potete vedere l'esemplare che abbiamo scelto per questa bacheca. Non sappiamo come mai poi per l'edizione non furono utilizzate le incisioni del Crespi, ma furono realizzate delle incisioni, ispirate a quelle del Crespi, realizzate da Ludovico Mattioli, che era un suo collaboratore. In biblioteca abbiamo conservato anche, qui potete vedere l'esemplare della stessa illustrazione del Crespi, questo bellissimo disegno a matita, fatto per mano di Mattioli, che fu ricavato ribaltando l'incisione sul retro e ricalcando praticamente l'immagine, alla quale poi dopo Mattioli aggiunse, vedete, questa figura di viandante o di pastore. Da questo disegno, che fu poi quello sottoposto alla censura per avere la possibilità di stamparlo, furono realizzate le incisioni che poi finirono effettivamente nell'edizione. E queste incisioni del Mattioli furono poi quelle che apparvero poi rimaneggiate dagli illustratori successivi anche nelle edizioni successive di questo Bertoldo illustrato, mentre invece gli originali del Crespi non finirono mai in nessuna edizione stampa.
In queste due bacheche, la mia destra e la mia sinistra, abbiamo inserito alcuni documenti molto importanti sul pane. Pane che per lunghi secoli nella nostra città fu l'alimento principale delle classi, soprattutto delle classi più povere. Al pane furono dedicati tantissimi bandi da parte dell'autorità, qui ne vedete uno, poi gli altri ce ne sono in altre parti della mostra. Siamo ricorsi anche ad altre opere sempre di Giuseppe Maria Mitelli per illustrare l'importanza del pane nell'alimentazione della popolazione. Qui vedete un bellissimo tratto dal ciclo dei mesi sempre di Mitelli, una bellissima illustrazione del mese di luglio quando viene metuto il grano. Qui un altro gioco di Mitelli simile a quello dell'osteria, ma tutto dedicato alla professione del fornaio. Qui un'altra illustrazione di questo garzone di fornaio che trasporta per la città questo lungo vassoio con sopra alcune pagnotte. Come dicevamo, il pane fu l'alimento principe della popolazione bolognese, soprattutto delle classi più umili, per secoli e secoli. Tantissimi bandi dell'autorità pubblica vietavano l'esportazione di pane, vietavano di portare fuori dalle mura cittadine la farina più o meno conciata. Ancora nei primi del Novecento l'alimentazione a base di pane era fondamentale, tanto che uno dei primi sindaci di Bologna del Novecento, Francesco Zanardi, fu ribattezzato il sindaco del pane. Fu lui infatti a realizzare il primo panificio pubblico di Bologna. Il panificio sorse nell'edificio che oggi, se non sapete, ospita il Museo d'Arte Moderna di Bologna, il Mambo. Questo è un articolo tratto dalla rivista del Comune di Bologna del 1917 che documenta appunto la costruzione di questo panificio, dove veniva fabbricato tutto il pane da poi da dare alla popolazione. E questo invece è lo spartito della celebre canzone composta da Carlo Musi in dialetto dedicata a Pirone al Furner, fornaio ancora oggi, se non sapete, attivo in Tranusadella, come dice in via Nusadello, come dice anche la celebre canzone. Ed eccoci al piatto forte, diciamo, di questa mostra, ovvero il maiale. Come dicevamo prima, Alessandro Mariani Pradelli, il curatore, ha definito il maiale il più importante, il vero amico dell'uomo, più anche del cane. Perché il maiale, in particolar modo a Bologna, è stato sempre al centro della cucina, della nostra tradizione culinaria e della tavola. A dimostrarlo sono tutti i documenti che vedete in queste bacheche. Tutti i documenti che, come gli altri che abbiamo visto prima, provengono dalle nostre collezioni. Iniziamo con un celebre opuscoletto sempre di Giulio Cesare Croce. Questa invece che vedete aperta è la prima ricetta conosciuta per fabbricare la mortadella, prima ricetta a stampa conosciuta. Siamo nel 1549, ci troviamo alla corte degli Est di Ferrara e Cristoforo Messisbugo, che era il cuoco di corte degli Est, mette nero su bianco la prima ricetta per fabbricare la mortadella. Mortadella che diventa uno dei prodotti principali di Bologna, realizzata non solo per il consumo interno ma anche per l'esportazione. Alle mortadelle vengono dedicate, alla loro fabbricazione vengono dedicati tantissimi bandi, come abbiamo visto tanti bandi sul pane, tanti bandi anche sulla fabbricazione dei salumi. Ai salumi e al maiale sono dedicate anche tante altre opere poetiche o letterarie, oltre a quelle del Croce. Qui vediamo per esempio gli elogi del porco di Tigrinto Bistonio, oppure la Salamede, nell'antiporta della quale di questa edizione vediamo una bellissima incisione piena di salami, mortadelle e prosciutti. La fabbricazione dei salami e delle mortadelle era affidata all'arte dei Salaroni. Nei secoli dell'antico regime tutti i lavoratori di Bologna erano organizzati in associazioni dette arti o mestieri, delle sorte di sindacati di categoria, potremmo dire oggi. Tutte queste arti e mestieri scomparvero, anche questi, nel 1796 con l'arrivo di Napoleone in città. I salaroni, ovvero coloro che si occupavano della conservazione dei cibi tramite il sale, erano coloro che si occupavano anche della fabbricazione delle mortadelle. E qui al centro invece
vedete questo bellissimo documento conservato anche questo nel nostro archivio, è una denuncia dell'arte sempre di Salaroli, siamo verso la fine del XVIII secolo e vi è l'elenco di tutti i maiali macellati appunto per fabbricare mortadello e salami all'interno della città di Bologna. Vedete che erano migliaia e migliaia di capi ogni mese. Sulla fabbricazione appunto di questi prodotti da parte di Salaroli vi erano regolamenti, grida, avvisi della pubblica autorità, perché tutto doveva essere fatto secondo determinati criteri, soprattutto per salvaguardare la sicurezza alimentare del prodotto. Di fianco a Salaroli non possiamo parlare anche dell'arte dei macellai. Qui vedete questi due disegni e poi uno successivamente, sono due bellissimi disegni, sono delle incisioni acquerellate che provengono da questa raccolta della quale in biblioteca possediamo diversi esemplari, del famoso blasone bolognese stampato da Florestano Canetoli verso la fine del Settecento, che ci illustra appunto tante tradizioni e culture presenti a Bologna al tempo. Questi sono i costumi appunto che i macellai e Salaroli utilizzavano nelle occasioni pubbliche, nelle manifestazioni religiose e politiche. Qui abbiamo un'altra canzone di Carlo Musi, così come quella dedicata a Pirano Furnere, a Val Centro il Pane, questa su Sezza Cudighene Zampona, al centro naturalmente la fabbricazione di tutti i derivati del maiale. Concludiamo questa sezione della mostra dedicata al maiale e alla sua lavorazione con questo articolo tratto anche questo dalla rivista del Comune di Bologna. Questo articolo e anche gli altri precedenti, per esempio sul forno pubblico di Zanardi, potete tutti consultarli sul nostro sito nella sezione dedicata alla rivista del Comune di Bologna, che è visitabile online dal 1915 fino al 1939. Concludiamo la nostra mostra con questa bacheca dedicata ad Alessandro Cervellati, un importante artista, disegnatore e pittore bolognese del Novecento, del quale qui in biblioteca conserviamo il fondo personale, all'interno del quale abbiamo rintracciato tantissimi disegni, stampe e illustrazioni dedicate anche queste al mondo della cucina. In particolar modo abbiamo scelto alcuni dedicati sempre, come diciamo prima, al pane e naturalmente al maiale. Molto ricorrente nelle illustrazioni di Cervellati questa raffigurazione di questo frate che mette nel pentolone questo maiale sorridente e il frate che gli dice mortadella di verrai. Questa vignetta, ripresa da Cervellati diverse volte, si rifà a una tradizione quasi mitologica della nascita della mortadella. Questa tradizione petroniana vuole che la mortadella fosse stata inventata dai famosi frati gaudenti, ovvero siamo in pieno medioevo, i quali gaudenti da ogni punto di vista amavano anche la buona tavola e appunto furono loro a inventare la mortadella. Non c'è nessuna documentazione certa sull'origine effettivamente della mortadella in epoca medievale, ma si vede che a Cervellati piaceva molto questa illustrazione. Poi qui abbiamo tante altre raffigurazioni della cucina sempre a Bologna, molte illustrazioni di occasione, per esempio lui realizzava tanti menù per ristoranti, per feste, per sagre, oppure tanti inviti per i singoli ristoranti, e fu anche autore di questa bellissima storia della mortadella.